Siamo qui con il professor Stefano D'Andrea, dico bene? Sì. Docente di diritto privato all'Università di Viterbo. La Tuscia. Della Tuscia. Una realtà importante, il comprensorio, il polo universitario della Tuscia è il secondo del Lazio, dico bene? Con cattedre sparse un po' ovunque, in tutta la Tuscia. A Viterbo c'è il giudice. Civitavecchia ci sono anche altre materie. Ce ne sono molte, molte a Viterbo. Allora, il professor D'Andrea è, oserei dire, l'ispiratore delle proposte ed è il vertice di questo movimento sovranista che noi vorremmo conoscere e facciamo sì che ce lo spieghi lui. Allora, si chiama Fronte Sovranista Italiano. Il termine sovranista lo abbiamo, è un neologismo. Da dove l'avete mutuato? L'abbiamo inventato noi, usato per la prima volta in un articolo in rete nel 2011, 13 dicembre 2011, quindi Google può confermare. E noi lo avevamo inteso però in un senso specifico rispetto al senso generico in cui si è andato diffondendo. Non è una vario, come dire, non è una critica, eh? Oggi il termine indica qualsiasi posizione critica nei confronti dell'Unione Europea. Invece la nostra idea è che c'era un conflitto insanabile tra i trattati e la Costituzione e che quindi bisogna mettere fine all'avventura europea, cioè all'idea che ci esistano degli organi che stanno al di sopra dell'Italia, che emanino norme e che ci vincolino e soprattutto che sopra la Costituzione ci siano di fatto almeno dei trattati che impediscono di fare tutta la politica economica, industriale, fiscale, monetaria che noi abbiamo fatto diciamo nel dopoguerra fino fondamentalmente agli anni Ottanta. Poi pian piano abbiamo cominciato noi stessi a cambiare delle cose perché dovevamo entrare in Europa, finché con Maastricht sono stati fissati una serie di vincoli che ci impediscono di essere quello che eravamo. Qual è il problema? È vero che il trattato è lo stesso per noi e per la Germania, ma vede, siccome i trattati impediscono lo sviluppo dell'industria pubblica, quando entrammo a Maastricht noi avevamo il 18% di valore aggiunto nel manifatturiero pubblico, la Germania aveva il 9%, quindi la stessa regola fa sì che siamo noi che abbiamo dovuto fare la dismissione della grande industria pubblica italiana. Oppure noi ci finanziavamo il tesoro con la Banca d'Italia, con vari istituti. La Germania questa cosa non l'ha mai voluta per sé, noi come molti altri stati. Quindi, stabilito che questo non può accadere più, la regola è la stessa, ma noi abbiamo abbandonato completamente la nostra tradizione, i nostri istituti, le capacità che avevamo, la nostra esperienza e da lì, da Maastricht, è davvero cominciata la distruzione di questo paese che quindi va prima liberato distruggendo l'Unione Europea e poi ricostruito sulla base del programma economico costituzionale e della esperienza della Prima Repubblica che in realtà ha dato risultati eccellenti se noi eravamo diventati, dopo aver perso una guerra, la quarta potenza mondiale dal punto di vista economico. Questo è quindi siamo più radicali, ecco. Adesso il termine si è diffuso in senso molto generico, noi però dobbiamo persuadere i cittadini che non usciremo da questa posizione se non assumendo delle posizioni radicali che però non sono altro che la riproposizione di noi, di ciò che noi siamo stati e che la Germania ha voluto distruggere e purtroppo è riuscita a distruggere. Qualche amico mi ha detto, prima che arrivasse Monti, l'epoca Monti è famosa per l'introduzione di parecchie normative europee, la proporzione nel campo dell'autoriparazione, presso un settore, delle officine, delle carrozzerie, era 2 abusive, 8 in regola. O poi si è passati a 2 in regola, 8 abusive. In pratica hanno desertificato in linea orizzontale, dall'industria alla piccola officina. Siamo diventati un paese disoccupati con tutte queste leggi europee, normative europee. Guardi, Monti è autore di una direttiva europea proprio in materia, in realtà, dei concessionari, quindi è quello che ha cambiato tutto quel settore, ma quello è un caso, cioè fondamentalmente si vuole che il commercio internazionale cresca continuamente. Vede, già c'è stata una globalizzazione, soltanto nel 2000 il
la percentuale di commercio estero sul PIL ha raggiunto i livelli che aveva nel 1914. Però la prima guerra mondiale e poi la crisi del 29 fece sì che si costruirono delle economie che si commerciavano, ma che erano delle economie nazionali. Quindi a livello di percentuale solo nel 2000, quindi la globalizzazione è qualcosa che c'è già stato. Gli stati posero fine a questa globalizzazione attraverso una disciplina perfettamente emanabile, e in base a questa disciplina i mercati non conterebbero più niente. Oggi sì, perché i mercati sono una creazione del diritto, cioè lo Stato che ha deciso di mettersi in balia dei mercati. Lo ha fatto con delle norme e con altre norme ci si difende. Lo spread non è un problema, non potrebbero farci niente. Ovviamente si tratta di studiare, noi lo facciamo, ristudiare l'esperienza della prima, diciamo, della prima Repubblica, che ebbe, lo dobbiamo dire, dei politici eminenti e dei tecnici di grande valore. Non dobbiamo inventarci quasi nulla e dobbiamo soltanto tornare ad essere quello che eravamo. Allora, da professore di diritto privato a professore di diritto privato, cosa consiglia al suo collega universitario Conte, da sovranista a presidente del Consiglio? Cosa gli dice? Ma allora, io sono certo che al voto non si possa tornare e che quindi Salvini stia bluffando. O sta sbagliando, se non sta sbluffando sta sbagliando, perché 210 deputati sono stati eletti nei collegi, diciamo, uninominali, di questi più della metà saranno del Movimento 5 Stelle e della Lega, quindi posso immaginare 115. Ora queste persone non hanno nessuna certezza di poter essere, quando anche fossero tutti ricandidati, di poter essere rieletti. Che c'è chi ha vinto per il 0,5%, no? per l'1%, qualcuno del Movimento 5 Stelle non potrebbe sapere se un paio di punti percentuali li perdono perché si sono alleati con la Lega, non si può sapere se il PD si allea con l'EU e recupera quello 2%, quindi nessuno di questi deputati andrà mai al voto, sia del Movimento 5 Stelle che della Lega. Quindi se davvero Salvini e Di Maio dicessero andiamo al voto, si suicidano politicamente. Io credo però che lo sappiano. Allora, siccome la situazione è questa, Mattarella, che sta compiendo secondo me un atto ai limiti dell'attentato alla Costituzione, perché vuole incidere sull'indirizzo politico, ovviamente potrebbe davvero insistere nel non volere Savona, perché la verità è che poi se non si accordano per fare il governo si andrebbe ad un governo del Presidente. Quindi il mio consiglio è di tenere duro, nella misura in cui è possibile, però di sapere che magari si sostituisce Savona con Giorgetti, sapere che il 4 agosto scade il Consiglio di Amministrazione della RAI, il Ministro dell'Economia ne nomina due membri del Consiglio di Amministrazione, loro sono maggioranza, ne nomineranno quattro, quindi possono ancora occupare la RAI, possono dare agli italiani un altro tipo di informazione, eliminare questa propaganda spregevole degli Oliviero Toscani e così via. Questa cosa possono farla scomparire, possono fare un po' di deficit e immettere nell'economia un po' di soldi e possono mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, possono riformare la Costituzione, eliminare il pareggio di bilancio e l'articolo 117 che ci vincola a rispettare le normative comunitarie, e tutto questo si può fare in un anno e mezzo. Qui la gente non ha capito che è tornato il proporzionale. Il governo di legislatura è una follia. Un governo può durare un anno e mezzo. L'Italia è andata avanti dal 1860 al fascismo con circa un governo l'anno. Durante l'Assemblea Costituente avemmo 9 governi. Poi dal 48 abbiamo avuto fondamentalmente un governo l'anno, e facendo un governo l'anno noi abbiamo distrutto il papato. Abbiamo posto fine insieme ad altri stati all'ultimo impero dinastico che esisteva, siamo diventati la quarta potenza mondiale, l'idea della governabilità serve soltanto a creare degli apparati tecnici che gestiscano il potere nell'interesse dei mercati. Professore, noi la ringraziamo e viva la sovranità, e speriamo nel futuro primato dell'industria italiana, che ben ritorno. Grazie, grazie.